Allora, sì, il percorso è nato da un fortunato incontro di sensibilità perché col centro antiviolenza alla Fenice stavamo facendo un'indagine sui dati e su quali fossero le zone scoperte per le vittime di violenza. La Fenice, che ricorda la sede principale a Teramo, già aveva due sportelli a Martinsicuro e a Pineto, quindi la costa e diciamo, il capoluogo erano coperti, mancava qualcosa nello sportello montano. E in quell'occasione col comune di Isola, in particolare con l'allora assessore alle politiche sociali Amelide Francia, ci trovammo proprio in linea perché anche loro, da come comune, avevano riscontrato la necessità di mettere un presidio e quindi è nata anche con la collaborazione della Croce Rossa, quindi è proprio un atto tra tre importanti realtà, tra la provincia di Teramo, il comune di Isola e la Croce Rossa. E abbiamo aperto questo sportello che è stato ideato più o meno nel 2019, poi l'apertura è stata un po' ritardata a causa del Covid, ma purtroppo anche questo sportello ha registrato un'affluenza che temevamo ed era il motivo che ci aveva spinto ad aprire questo ulteriore sportello.